Manca mezza squadra al Napoli Lepanto, costretto a scendere in campo ancora una volta il tecnico Fabio Oliva. La Turris, pur in formazione rimaneggiata, cerca il colpaccio per sperare nella salvezza attraverso sempre il play out. Attenzione, subito però si fa male anche Cordo dopo 5 minuti, altro giocatore out per Fabio Oliva. Un tentativo per gli ospiti, poi dopo 10 minuti di stallo ancora questa opportunità per i padroni di casa e arriva il gol del vantaggio. Rimpallo in aria, il tap-in vincente di Mascolo al 14esimo minuto. Prova a reagire la Turris con questa azione corale, il salvataggio di Guerra in uscita, splendida la verticalizzazione, poi una carambola fortunata e arriva il raddoppio di Cisconietti al 19esimo minuto. Nel finale di tempo dilaga il Napoli Lepanto con il gol di Mascolo ancora al 30esimo e praticamente all'overtime, prima del fischio di chiusura della prima frazione, arriva dopo questa splendida azione corale iniziata proprio da Fabio Oliva la rete di Borriello, quella del 4-0 che chiude la partita nella ripresa. Infatti non c'è storia, andiamo a vedere le fasi salienti del match. C'è l'espulsione di Fabio Oliva per doppia ammonizione, il tecnico, in questo caso giocatore, è costretto ad abbandonare il campo, non approfitta della superiorità numerica qui con Iorio la formazione ospite. Arriva ancora una rete splendida con Fuffi Grimaldi, questo è il suo soprannome, il grande esso dopo una grande giocata per il 5-0 al 38esimo. Arriva anche la rete di Marchese dopo un'altra splendida azione corale al 39esimo, quella di Borriello, splendida anche questa verticalizzazione, il tiro che non lascia scampo al portiere ospite, poi dopo il tiro libero fallito, l'espulsione di Piccerillo per la formazione della Turris, arrivano ancora le reti di Mascolo, altra grande conclusione sotto la traversa, poi quella della bandiera di Iorio praticamente al 57esimo e nel finale di gara il 9-1 fissato da quest'altro destro all'incrocio dei pali di Mascolo per il Napoli Lepanto, sempre più vicino alla quarta piazza. Non era qui che c'era, anche se ci volevamo provare, visto le loro deficienze, le loro mancanze, erano privi di 4 titolari, ha dovuto giocare addirittura Fabio, che è l'allenatore, che non gioca da un anno, e gli abbiamo fatto fare anche una grandissima figura. Sicuramente mi dispiace per l'atteggiamento, il comportamento, anzi ne chiedo scusa pubblicamente per l'atteggiamento dei miei giocatori, ma non nello spirito, non di affrontare le partite, proprio di affrontare lo sport. Non si può andare su un campo così demorale, così senza mordente, senza dignità, senza orgoglio, non si va da nessuna parte. È preferibile che abbiano almeno la dignità di rimaniamo a casa e non andiamo a disturbare le altre persone. Erano assenti Esposito, Iazzetta, Starace, Ferrante, dopo 5 minuti si è fatto male Cristian Cordo, quindi una squadra che ha tirato fuori il carattere, perché loro venivano qua per prendere punti salvezza. Noi dobbiamo ancora continuare questa rincorsa ai playoff matematici, perché purtroppo ancora non sono matematici, non ho ancora fatto i conti, non so se oggi sono matematici. E quindi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo giocato con un carattere e con la grinta e fortunatamente abbiamo portato a casa il risultato.